Buongiorno a tutti e bentornati in questa nuova edizione del TG Seconda D. Oggi analizzeremo dati Istat a fine di dare ai nostri ascoltatori, che ne sono veramente tanti, serenità nell'affrontare questo coronavirus. Quindi ragazzi, non cambiate canale, perché questo argomento tocca a tutti noi. Adesso passo la linea al nostro inviato Federico Verzicco, che ci parlerà della sanità qui in Puglia. Buongiorno Federico. Sì, grazie Alfonso per la parola e saluto anche il pubblico a casa. Oggi mi trovo precisamente a Ordone, in provincia di Foggia, per analizzare i dati insieme della sanità. Sì, infatti è possibile vedere come il dato Istat relativo alla regione Puglia ci dice che il numero dei medici di medicina generale è di 3.286, dei pediatri di libera scelta 168 e dei medici di guardia medica abbiamo come numero 927. Quindi, cari giovani ascoltatori, la nostra regione è una regione forte, ha delle strutture sanitarie stabili e il numero ci rassicura. Ovviamente questo non significa che non dobbiamo rispettare la sicurezza per evitare il contagio. Vi saluto, un abbraccio da Orduna. Grazie Alessia. Adesso invece andiamo ad analizzare lo stato di salute dei nostri cittadini con l'inviata Anna Allomaestro. Buongiorno Anna. Buongiorno a tutti, grazie Alfonso per avermi passato la parola. Qui a Ordona è tutto regolare, persone con mascherine e guanti e ovviamente le giuste misure di sicurezza. Sono qui oggi per parlarvi dei dati Istat dello stato di salute nella regione Puglia. Questi dati sono stati prelevati da 100 persone con le stesse caratteristiche. Allora abbiamo 68,5 persone in buona salute, 40,4 con almeno una malattia cronica, 21,7 con almeno due malattie croniche, 39,1 con malattie croniche ma che si trovano in buona salute e 7,1 con il diabete. Buongiorno a tutti, oggi continuerò a parlarvi dei dati Istat sulla salute della regione Puglia. Allora, abbiamo i malati cronici affetti da ipertensione con il 18,8%, poi abbiamo le persone affette da bronchite con bronchite cronica con un 5,6% e infine abbiamo un 3,6% di persone affette da disturbi nervosi. Grazie Giorgia. Ora passo la parola a Martina Chinni, che ci parlerà degli effetti purtroppo negativi di questo virus sul mondo del lavoro. Alfonso, è un piacere stare qui in diretta ad Ordona ed è anche un mio avviso opportuno dare ai nostri spettatori l'analisi di alcuni indicatori che con questa situazione emergenziale che si sono accentuate. Gli indicatori sulle persone a rischio povertà e anche sull'esclusione sociale, perché sappiamo bene che per colpa del coronavirus le persone sono costrette a lavorare in casa e quindi avendo una riduzione di entrate in famiglia. Buongiorno a tutti, sì, confermo i dati della mia collega inviata Martina Chinni. Nel 2018 le persone con bassa intensità lavorativa erano al 12,3% delle persone con meno di 65 anni, del 13% delle coppie senza figli, del 27% con le persone di più di 65 anni senza figli, del 5% con le coppie con un figlio e del 17% con le coppie con un figlio adulto. Grazie tante Anna Michela. Adesso parliamo di un altro effetto negativo di questa pandemia che si è abbattuto su tutti i nostri luoghi di intrattenimento come eventi sportivi, concerti musicali, la chiusura dei musei e dei cinema. Passo quindi la parola alla nostra inviata Erika. Grazie Alfonso per la parola data, per me è un onore parlare con i nostri ascoltatori abitudinari. Oggi sono qui per parlarvi del dato della frequentazione dei cinema, musei, teatri, concerti e eventi sportivi della nostra regione Puglia, che con questa emergenza coronavirus sono state un po' stravolte le abitudini degli amanti del cinema, del teatro e un po' di tutti. Però voglio parlarvi anche dei dati dell'Istat del 2018.
Abbiamo una frequentazione dei cinema con un totale del 46,60%, con un totale del 48,90%. Invece quella dei musei è del 19,90% e quella dei concerti musicali del 18,70%. Invece quella degli eventi sportivi è del 23,30%. Queste percentuali ci dimostrano quanto la nostra regione Puglia delizia degli eventi sportivi e dei spettacoli. Internet, un grande alleato negli ultimi tempi, ma per entrare nel dettaglio, passo la linea alla nostra inviata Sabrina Gramazio. Grazie per la linea. Anch'io sono collegata da Ordona per vigilare sulle situazioni e darvi dati certi. Sono rimasta fino a sera e la popolazione ordonese confermo che rispetta le misure. Il dato su cui mi voglio soffermare è il dato degli utilizzatori di internet sulla regione Puglia e ne siamo veramente tanti. Già secondo il dato Istat del 2018 e quindi figuriamoci in questa situazione di emergenza coronavirus, dove siamo stati in casa e stiamo ancora in casa tutti questi giorni. Il nostro utilizzo di internet si è sicuramente moltiplicato. Quindi, dei dati Istat in Puglia siamo al 62,50% della popolazione pugliese che usa internet. Ora la linea al nostro inviato Cledi Sciarca che ci parlerà della pratica sportiva qui in Puglia. Cledi, la linea a te. Piacere sia vederti e sia parlarti con te, ma soprattutto con anche i nostri ascoltatori. A me interessava molto mostrarvi questo fatto che ho visto nei dati dell'Istat del 2018 sullo sport. Le persone che praticano lo sport di continuo in Puglia sono il 21,90% delle persone che lo praticano. Ora la linea al nostro ultimo inviato Domenico Pelosi. Ecco a te la linea, Domenico. Siamo giunti al termine, Alfonso. Ormai è tarda sera. Sono molto impressionato sugli ordonesi nell'ambito sanitario. E oggi tratterò un dato Istat. Allora, il tempo libero trascorso con gli amici in Puglia è di 24,9% delle frequenze. Invece il 4,60% non ha mai trascorso del tempo con i propri amici. Invece il 2% non ha amici. E con questo vi saluto e do un abbraccio soprattutto a te, Alfonso, e a tutti i miei colleghi. Questa edizione del TG Seconda D finisce qui. Grazie per averci seguito. Noi vi auguriamo una buona giornata e mi raccomando, io resto a casa, andrà tutto bene e viva l'Italia!